Cari amici, buongiorno, benvenuti alla seconda puntata della trasmissione Pannunzio in forma. Nella prima parte della nostra puntata abbiamo come ospite il professor Cristiano Giorda, che è un geografo e si occupa anche di clima e di evoluzione del nostro territorio rispetto all'interazione umana. A presentarlo la dottoressa Gabriella De Blasio, che converserà con lui. Prego, Gabriella. Grazie. Intanto, professor Giorda, grazie di aver accettato questo invito. E oggi parliamo del libro che lei ha curato ed è edito da Carocci e che ha titolo Geografia e Antropocene. Dunque, partiamo proprio dal titolo, partiamo da antropocene. Che cosa significa? Perché al di là della valenza etimologica, per cui anthropos vuol dire uomo e kainos nuovo, recente, ma ci può spiegare esattamente antropocene e nel contesto cosa significa? Allora, ha già spiegato lei l'etimologia, quindi guadagno tempo. Dico una cosa, partendo da una cosa che mi capita quotidianamente, anche tra colleghi a cui porto il libro e mi dicono finalmente saprò cosa vuol dire la parola antropocene. Ecco, io pensavo fosse più conosciuta questa parola, mentre vedo che in realtà c'è molta curiosità perché si sente, è Certo. utilizzata. Ma è un concetto in realtà effettivamente molto nuovo, è nato meno di 40 anni fa, ma se ne parla un po' diffusamente da meno di 10 anni. È nato in ambito scientifico da un chimico e in ambito geologico perché è l'idea di verificare se possiamo parlare di una nuova era geologica, un'era geologica appena iniziata e Dell'evento. caratterizzata dalla potentissima capacità dell'uomo di trasformare l'ambiente naturale. Così potente questa capacità da arrivare a, in qualche modo, far sparire la natura. Quella, l'idea dell'antropocene, che è la divisione tra uomo e natura, su cui si fonda la modernità, fondamentalmente, almeno dal punto di vista culturale, è una divisione che non possiamo più praticare come in passato. Non possiamo più praticarla nel momento in cui ci accorgiamo che addirittura le rocce che si stanno formando sul pianeta, il pianeta continua la sua Certo, la sua storia evoluzione geologica, geologica. ma nelle nuove rocce c'è traccia dell'attività umana, quindi questa traccia tra milioni di anni sarà ancora conservata Perché all'interno di nei queste sedimenti rocce, nei deposita sedimenti, tutto quello nei che... depositi, tracce di plastica, tracce di elementi chimici che Sì, però arrivano lavorazioni dai lavori industriali, industriali, tracce purtroppo quasi tutte che certo. consideriamo Negative. negative, almeno per la salute umana, il pianeta non penso che se ne preoccupi molto, ma tracce per esempio di incidenti nucleari, di radionuclidi. Ecco, è nata da qua l'idea. Da qua questa idea si è poi allargata tantissimo, è diventata qualcosa di cui si parla in filosofia, in tutte le scienze umane. E tutte le scienze in qualche modo contribuiscono a questo studio perché in qualche modo, vedete, siamo passati dall'osservare un fenomeno fisico all'interrogarci sul rapporto tra l'uomo e la natura, siccome questi cambiamenti sono indotti dall'uomo. In particolare oggi, tutti i giorni, sentiamo parlare del cambiamento climatico. Siamo cresciuti studiando il clima come un fatto della natura Naturale, e oggi certo. scopriamo che il clima in realtà cambia, influenzato dall'attività Ecco, umana. professore, io vorrei ancora insistere sul collegamento tra geografia e antropocene. Vogliamo approfondire ancora un po' questo argomento? Sì, beh, se cambia tutto quello di cui stiamo parlando ha un aspetto geografico. La geografia studia quello che accade sulla superficie del pianeta terrestre tra l'uomo e l'ambiente. E quindi tutto questo ha un aspetto geografico perché è il cambiamento del pianeta che avviene sempre di più per opera dell'uomo e sempre meno per opera della natura rispetto a Certo. quello che abbiamo studiato in passato. Basta percorrere un'autostrada, ad esempio, fare un lungo tragitto in auto lungo un'autostrada italiana e ci rendiamo conto di come l'uomo abbia agito negli ultimi secoli e stia agendo pesantemente sulla geografia originaria perché
boschi, alture, spesso vengono i boschi tagliati e le alture sbancate per fare spazio a dei manufatti umani, e soprattutto dal punto di vista dell'agricoltura è impressionante come non vi siano quasi zone naturali, ma per esempio facendo Torino-Milano in autostrada vedi che sono, certo, solo campi coltivati. Certo. Questo è davvero impressionante, sì, non c'è più natura da quel, sì, punto di vista. Sì, sì, la pianura è quasi tutta antropizzata, tranne poche aree fluviali, e comunque anche i fiumi non sono più quello che erano in origine, se pensi a come l'acqua viene catturata e deviata per l'agricoltura, per le dighe. Oppure viene coperta come a Milano coperta, con i navigli, esatto, che era una città acquatica, è diventata una metropoli. Ci sarebbe da fare un lungo discorso su questo, perché in qualche modo dobbiamo osservare il fatto che l'uomo modifica la natura e la natura modifica l'uomo, quindi c'è un'interazione costante tra questi due elementi, quindi anche dire che tutto diventa umano è solo parziale. Ricordiamoci che al di là della divisione tra uomo e natura, l'uomo è un pezzo della natura, non stiamo parlando di nulla che non faccia parte della natura, ma è diventato un elemento con un impatto talmente potente che noi non riusciamo più a vedere l'equilibrio tra queste due cose. E il grosso problema è che i sistemi di equilibrio, i processi della natura vengono alterati dall'azione umana, con conseguenze che possono anche essere catastrofiche. Ecco, professore, io vorrei tornare ancora un attimo al titolo, e anzi al sottotitolo, Uomo, Ambiente, Educazione. Come mai questi tre argomenti e questi tre temi uniti insieme, e come sottotitolo che è esemplificativo del titolo grande? Ci può spiegare questo? Beh, certo, io mi occupo di educazione intanto, sono un professore, sono stato un insegnante di scuola, e insegno nel corso di laurea in scienze della formazione primaria, quindi sulla preparazione dei futuri insegnanti. Quindi c'è intanto l'idea che tutti questi cambiamenti devono diventare una conoscenza che forma coscienze, che forma pensiero critico e anche comportamenti, naturalmente. Quindi educazione in questo senso. E educazione anche naturalmente il pensare a come vogliamo il futuro, in che futuro vogliamo abitare del pianeta. Anzi, la grande differenza della specie umana è poi questa, le specie animali seguono comportamenti più istintivi, la specie umana ha dei cambiamenti fortissimi che sono dati dalla cultura, quindi si tratta di incidere anche in questo. Quindi educazione in primis, potremmo dire, perché è davvero fondamentale spiegare ai ragazzi, fin dai più piccoli, no, che cosa significa tutta questa grave situazione. Ecco, io vorrei tornare un attimo sul clima, sul cambiamento climatico. Si fa un gran parlare di cambiamento climatico, ma è proprio così? È proprio vero? Cosa sta succedendo? È proprio così, purtroppo devo dire che sono scettico di natura e quindi ho indagato a fondo su questa cosa prima di poterlo affermare, ma il clima sta davvero cambiando, e sta cambiando in tanti modi, e la cosa che sappiamo di più è che c'è un riscaldamento del clima in atto, ma ci sono anche molte conseguenze di questo riscaldamento, temporali molto più forti, fenomeni meteorologici estremi, tropicalizzazione come sta succedendo. Il clima è legato, lo sappiamo, proprio in geografia, normalmente come si studia il clima in geografia? Attraverso gli ambienti, e quindi attraverso non le temperature medie o cose più tecniche, ma la vegetazione, gli animali, la fauna di un determinato zona del pianeta. Queste zone climatiche stanno cambiando, il che significa che il grosso problema non è solo umano, anzi è soprattutto, più che per l'uomo in questo momento, per tutte le specie viventi, che hanno tempi di adattamento più lenti di quelli, certo, della specie umana. Soprattutto non hanno la e capacità vediamo, di modificare l'ambiente, esatto, perché l'uomo modifica l'ambiente, esatto, gli animali no. L'unica via di salvezza per le specie è un adattamento evolutivo che richiede però centinaia, migliaia di anni, oppure anche in questo caso le migrazioni. La migrazione che vediamo sempre di più, parliamo di specie esogene o esotiche nei mari del Mediterraneo. Ma per esempio qui a Torino gli scoiattoli che si vedono al Valentino, una volta si vedeva lo scoiattolo locale che era piccolo, marroncino, di piccola taglia, adesso ci sono praticamente solo scoiattoli americani che sono stati introdotti o liberati oppure arrivati, si dice anche attraverso
viaggi turistici, eccetera, e hanno praticamente colonizzato i parchi torinesi, non ci sono più scoiattoli autoctoni. Esatto. Sì, io trovo un po', come dire, discutibili i discorsi di chiusura rispetto a questi cambiamenti, perché ormai pensare che la natura possa fare liberamente il suo corso come in passato è impossibile. È necessaria piuttosto una nuova alleanza tra uomo e natura, quindi arrivare a costruire un pianeta dove l'intenzionalità dell'uomo è comunque presente, costruendo nuovi rapporti ecologici. Le faccio un esempio di migrazione di piante legata anche all'attività umana. In questo momento sulle montagne francesi stanno piantando dei cedri del Libano. Uh-huh. E piantano i cedri del Libano perché in previsione del cambiamento climatico, e quindi cercano di adattare l'ambiente di queste montagne alla futura condizione di temperature medie. Allora, è una migrazione legata all'azione umana, in questo caso di piante. Qualche giorno fa su una rivista ho letto un articolo scritto da un famoso climatologo americano che sosteneva che nel 2050, quindi grosso modo 2050 come arco temporale di riferimento, ci sarà il crollo di grandi biosistemi integrati proprio a causa del cambiamento climatico, dell'inquinamento. E perché l'uomo, intervenendo così pesantemente sulla natura, producendo gas, producendo inquinanti, va ad alterare dei microsistemi che poi si amplificano in sistemi più complessi, più ampi, che potrebbero collassare. Si parla di 1 miliardo entro la fine di questo secolo, di 1 miliardo di esuli climatici, che non saranno i poveretti sui barconi, ma saranno persone come noi che dovranno spostarsi da zone geografiche che diventeranno inospitali e andranno in aree più a nord del mondo. Questo è uno scenario abbastanza apocalittico. Assolutamente. Lei è d'accordo? Sì. È uno degli scenari messi in pista da studi internazionali. Pensando a un aumento delle temperature abbastanza prevedibile, quindi uno scenario realistico. In questo scenario realistico noi avremo sempre più profughi e quindi migranti anche di tipo ambientale. Abbiamo già dei migranti ambientali, per esempio isole, atolli del Pacifico che sono stati inondati dall'innalzamento del livello del mare. Il mare sale di qualche millimetro ogni anno ormai da un po' di tempo. Però è da prevedere che questi cambiamenti non siano legati solo all'innalzamento del livello dei mari, il che significa già decine di milioni di persone a rischio, perché abbiamo visto Venezia in queste settimane, non ci raccontano i media di quello che succede. Anche Alassio, tutto il mare di Alassio, la spiaggia di Alassio è stato mangiato. Non ci sarà più neanche il budello di Alassio, forse nel 2050 o nel 2100. Ma in altre parti del mondo la situazione è anche peggiore, perché in Bangladesh abbiamo milioni e milioni di persone che abitano in zone che sono già adesso sotto il livello del mare. A Bangkok la città sta sprofondando perché c'è un doppio fenomeno: innalzamento del livello del mare e subsidenza, perché siccome pompano l'acqua anche la città si abbassa. Quindi c'è un grosso problema. In California, in molte altre aree d'America, stanno costruendo delle infrastrutture già adesso molto costose e che serviranno a tamponare per qualche decennio, se va bene. Ecco il problema. Ecco, professore, io vorrei tornare ancora un attimo all'educazione, perché di fronte a uno scenario così catastrofico occorre che i ragazzi fin da piccoli siano un po' abituati a leggere questa nostra natura. Allora lei a un certo punto, in un passo del suo testo, dice che le sfide dell'antropocene riguardano il futuro delle comunità umane e quindi è fondamentale riuscire a definire obiettivi, temi e finalità, e bisogna cioè educare anche i ragazzi. Cosa ne pensa, tra l'altro, di quella riduzione a scuola della materia che si chiama ormai geostoria? Mi può dire il suo pensiero? Devo dirle che sono estremamente contrario alla geostoria. Sì, è terribile. Non perché abbia nulla contro la storia e tantomeno contro i collegamenti tra storia e geografia che esistono, e non sono certo io a venirli a mettere in discussione, ma per il modo in cui viene praticata e tra l'altro senza diventare una materia, diventando certo. Spesso un modo di fare più storia e pochissima geografia. Questo è accaduto nei licei.
Quello che io penso è che sia forse necessario vedere un po' di più l'aspetto scientifico della geografia, per quanto, come dire, poi diventi anche un discorso culturale, umanistico. Beh, ci sono tantissimi ragazzi che non conoscono le capitali degli stati esteri, cioè siamo ad un livello davvero terribile. Ecco, però, come dire, dovremmo un po' differenziarci almeno in questo senso, per quanto adesso io dica una cosa estremamente rozza. Ecco, la storia ci aiuta a guardare il passato e ci ricostruisce, tenta di ricostruire il passato. La geografia è uno sguardo prima di tutto sul presente, ma anche in questo momento sul futuro. Quindi noi andiamo in geografia non tanto a fare previsioni, quanto proprio quando parliamo di educazione anche a interrogarci su che futuro possiamo costruire. Quindi a fare più che previsioni, io direi dei progetti. Ecco, invece, proprio previsioni, io volevo proprio chiederle questo, professore. In base alle conoscenze della geografia, possiamo fare previsioni su come cambierà il mondo nei prossimi anni? È una domanda lecita oppure no? Mi può rispondere? È assolutamente lecita e alcune cose le sappiamo piuttosto bene. Ecco, togliamo il discorso clima che abbiamo già fatto. Un tema centrale è quello della popolazione. La popolazione umana non è mai stata così abbondante sul pianeta. Noi abbiamo avuto fino all'inizio dell'Ottocento meno di 1 miliardo di abitanti per tutta la storia dell'umanità. È sempre oscillata tra poche centinaia di milioni e 500-600 milioni al massimo. Tra 700-800 la popolazione mondiale inizia a crescere in un modo mai visto prima. Siamo arrivati a quasi 8 miliardi adesso e la previsione al 2050 è di arrivare a 9 miliardi e probabilmente arriveremo anche a 10 prima che questa curva perché le previsioni fatte per la fine, per gli inizi del 2000 erano molto molto più basse. Erano molto si pensava basse. Che ci si attestasse sui 4-5 miliardi, invece perché i demografi... questa curva di diminuzione in realtà in Asia e in Africa non è esatto, perché nessuno si aspettava che la Cina e l'India diventassero delle potenze economiche mondiali e che potessero permettersi di ricominciare a gestire la natalità. Esatto, questo comporta dei grossi problemi, non tanto per il numero della popolazione, nessuno può dire quale sia la capacità di carico del pianeta rispetto al numero di abitanti, la capacità di carico si valuta in base allo stile di vita degli abitanti, al consumo di pianeta. Se volessimo vivere tutti come gli americani avremmo bisogno di 5 pianeti e quindi anche da un punto di vista di giustizia sociale non è possibile vivere tutti con quello standard di vita. La sfida del futuro è quella di poter vivere con quello standard di vita, ma utilizzando le risorse del pianeta in un modo molto più sostenibile. Quindi io credo che alla base, in altri modi. Io credo che alla base della sostenibilità futura ci sia senza dubbio l'alimentazione, perché io sono un tecnico del settore, quindi mi occupo di questo, ma vedo la ricaduta negativa che lo sfruttamento della superficie terrestre ha appunto sulla sussistenza e soprattutto sulla conservazione. Cioè intere aree del mondo sono state modificate drasticamente e profondamente per produrre alimenti. Quindi io credo che a scuola, oltre che al ritorno dello studio della geografia, sia geografia del territorio, quindi quali sono le città dove sono e quali sono le capitali degli stati, anche appunto, come diceva lei, un'analisi con prospettiva futura di quello che sarà il territorio, ma anche l'educazione alimentare. A scuola, dalle elementari, si dovrebbe prevedere un'ora di educazione alimentare che insegni alle future generazioni a far tesoro della terra, di non sfruttarla per produrre cibo. Questo credo sia... Il cibo abbiamo bisogno, dobbiamo sopravvivere. Come produrlo è diventato un grosso problema proprio per il numero di abitanti che abbiamo oggi da sfamare. Non è più possibile produrre il cibo come 5 o 600 anni fa, non ce ne sarebbe a sufficienza per tutti, neanche coltivando tutte le aree possibili del pianeta. Un grosso passo in avanti è stato la selezione di varietà di piante molto più produttive di quelle che avevamo in passato, quindi l'aumento della resa per ettaro. Anche questo però comporta dei problemi, anche perché spesso molte di queste colture richiedono una dose abbondante di fertilizzanti, pesticidi e altre sostanze chimiche. Qui si aprirebbe un'altra discussione con i vegani o i vegetariani che sostengono che solo l'allevamento. Volevo però dire una cosa, l'uomo ha grandi potenzialità anche nella capacità di trovare risposte ai problemi che a volte lui stesso ha creato. La gran parte delle verdure che girano nei supermercati europei d'inverno, in particolare i pomodori, viene coltivata in un'area del sud della Spagna, l'Almeria,
dove non c'è suolo fertile. Sono coltivazioni fatte nelle serre, e queste coltivazioni sono fatte attraverso funi e sostanze chimiche e altre cose. Non otteniamo poi meravigliosi pomodori che ci piacciono da italiani perché siamo abituati a un certo sapore, però dal punto di vista della sopravvivenza della specie sono più che sufficienti. E in questo caso questa è una cosa straordinaria, no? Siamo riusciti in qualche modo a ottenere alimenti dove non era possibile per processi naturali. Dicono che l'agricoltore verticale sarà una delle professioni del futuro, no? Coltivare su superfici di nuovo, non suoli naturali ma suoli artificiali. Questo fa un po' paura, devo dire, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare che sempre possiamo trovare delle soluzioni. Se queste soluzioni ci aiutassero, per esempio, a non disboscare la foresta amazzonica, quindi mantenere le aree naturali del pianeta, potremmo accettare questo sacrificio più che altro. Ha detto una cosa giustissima, voglio sottolinearla, naturalmente se fossimo non tutti vegetariani, ma mangiassimo un po' meno proteine animali, potremmo sfamare già il doppio degli abitanti che ci sono sul pianeta in questo momento. Questa è una cosa importantissima e speriamo che gli indiani non vogliano mangiare carne come noi, perché se no non ci sarebbe più possibilità di uscire dal cambiamento climatico. Per fortuna la loro religione glielo impedisce. Dunque, professore, un progetto per riuscire ad abitare il pianeta, no, nel nostro futuro. In che modo potremmo, come dire, presentare azioni che possano stimolare la cosiddetta cittadinanza attiva? In che modo potremmo proprio aiutare anche i giovani a capire questo grande problema, perché forse non è ancora ben coscientemente preso questo sentito, ecco, questo problema. Cittadinanza attiva come sviluppare questo progetto per abitare bene il futuro? Guardi, io ho scritto un libro di didattica della geografia che si intitola Il mio spazio nel mondo, e parte dall'idea che tutte le mattine siamo in quasi 8 miliardi sul pianeta a svegliarci, a pensare di essere al centro del mondo e volere il nostro spazio, le nostre risorse e le cose che ci servono per vivere bene. A un certo punto ci accorgiamo che in casa c'è qualcun altro, che sul posto di lavoro troviamo un sacco di altre persone, che la città ha migliaia di abitanti, che siamo in una regione, che siamo in uno stato che ha 60 milioni di abitanti e alla fine in un pianeta che ha 8 miliardi di abitanti, e che quel pianeta è lo stesso per tutti. Quindi da un lato non è di nessuno, non nessuno può rivendicarne una proprietà esclusiva, anche perché siamo di passaggio, e certamente invece dobbiamo imparare a negoziare delle cose con le altre persone e poi anche con l'ambiente, come dicevamo prima. Questo è già, come dire, un punto di vista geografico sulla cittadinanza. Vediamo sempre di più, purtroppo anche a livello politico, dei discorsi invece che tendono a costruire delle chiusure, no? Come se vivessimo in compartimenti che ognuno possono essere la tenuta stagna. Non è possibile, ecco, forse era possibile qualche secolo fa, magari sulle isole più remote, ma oggi non è possibile. Quindi, partendo da un presupposto falso, si arriva a conclusioni molto pericolose. Gabriella, allora come vogliamo lasciare il nostro ospite? Grazie, professore, io spero che possa ritornare ancora a trovarci. Sì, un argomento che merita approfondimento. I problemi di cui abbiamo parlato non si risolveranno nelle prossime settimane. Quindi grazie, professore, grazie. Grazie a voi. Grazie. Cari amici di Panunzio in Forma, bentornati. Da questa puntata, in tutte le puntate, ci sarà la rubrica di enogastronomia. Vi chiederete che cosa c'entra il cibo e che cosa c'entra il vino in una trasmissione culturale. E in realtà c'entra tanto, perché la storia dell'uomo è legata al cibo, e un famoso antropologo, Lévi-Strauss, ha detto che la scoperta del fuoco è stata l'invenzione che ha reso gli uomini umani, e con la scoperta del fuoco è nata la cucina. Nostri ospiti che terranno questa rubrica e ne sono responsabili, quindi
Io non ne so nulla di quello che direte e farete, mi dissocio. Sono la dottoressa Elisabetta Cocito, quindi esperta di storica della cucina, e la dottoressa Maria Luisa Alberico, che è una sommelier e quindi è un'esperta di vini. Allora, Elisabetta. Grazie Mara. Una buona giornata a tutti. Come diceva la dottoressa, vi sarete chiesti come si inserisca in una rubrica culturale un tema come la cucina. Di cucina si parla ormai dovunque, in tutte le salse, scusate il gioco di parole, ma pochi sottolineano quanto il cibo sia parte integrante della nostra cultura. Ogni piatto, ogni alimento, ogni prodotto della terra ci racconta storie fantastiche, storie di genti, di migrazioni, di contaminazioni, di fame e anche di grande ingegno. Raccontare un piatto in fondo è un po' come raccontare un romanzo breve. Oggi parleremo di un piatto della nostra tradizione, il vitello tonnato, vitel tonné nella nostra lingua piemontese. Un piatto sapido, una specialità tra i nostri antipasti, un piatto dove coesistono pesce e carne. La ricetta infatti prevede l'utilizzo delle acciughe sotto sale, del tonno sott'olio, abbinate alla carne preferibilmente di bovino, preferibilmente di fassone. Anche le parole del cibo hanno una loro storia. Infatti prendiamo proprio il termine fassone. Come capita nei dialetti, l'etimologia delle parole nasce proprio sul campo e questa ne è una dimostrazione. È possibile che l'uso del termine fasson, con il significato di vitello di razza pregiata, sia nato proprio nei mercati del bestiame del Piemonte, quando, da un'espressione proprio usata dai commercianti francesi, che indicavano i vitelli della razza migliore come de bon façon, quindi di buona fattura. Forte di questa orecchiabilità, probabilmente, ha ispirato questo termine gli allevatori piemontesi a bollare come façon i loro vitelli migliori. Fasson è poi diventato fassone e, come ben sappiamo, è entrato nel linguaggio comune, proprio nella lingua italiana. Ma torniamo alla nostra ricetta. L'origine risale probabilmente a fine Settecento, inizio Ottocento, ed era sicuramente inizialmente più diffusa nelle zone di pianura e del sud del Piemonte, proprio per la facilità con cui le merci, in particolare acciughe e tonno, arrivavano in Piemonte. Ma giochiamo ancora un attimo con le parole. Vitel tonné, tonné. Tonné, molti pensano sia un termine di origine francese. Qualcuno asseriva proprio che derivasse dal termine tanné, conciato, perché in effetti esisteva un piatto molto antico, vitel tanné, nelle zone della Langa, che prevedeva la macerazione della carne in acqua e aceto e assumeva quindi un colore che somigliava molto alla pelle conciata, appunto, tanné. Molto probabilmente non è così, semplicemente deriva dal termine tunnus, che è appunto il pesce che noi usiamo sia sott'olio che anche fresco. Circa le origini della ricetta, vi segnalo una curiosità. Ho trovato in un ricettario del 1600 di uno speziale di Asti una salsa che lui definisce capirottata. Capirottata, sì, un termine molto particolare, che è a base di acciughe, caperi, limone e olio da stendere su una carne bollita. Potrebbe essere l'antesignana della nostra salsa tonnata. Per quanto riguarda le acciughe, sappiamo per certo che già c'erano ad Asti nel 1377, perché abbiamo un documento daziario che lo attesta. Dovevano essere alimenti pregiati, perché dovevano attraversare le Alpi. Certamente, attraversavano le Alpi, erano alimenti molto pregiati. La versione più antica probabilmente è quella che prevedeva la carne brasata, cotta con le acciughe, poi queste acciughe venivano spappolate e si formava un intingolo proprio per condire questa salsa, questa carne. All'inizio del Settecento il tonno sott'olio comincia a diffondersi a partire dalla Liguria, ma sarà solo nell'Ottocento che avrà grande diffusione, questo grazie al latte di metallo sigillate e marchiate con cui veniva trasportato. Da lì si diffonderà dappertutto. La versione sicuramente più nota è quella dell'Artusi, siamo nel 1897,
col suo famoso libro che consultiamo ancora tutte noi, sì, abbiamo in casa. E poi è divertente rileggerle. Sì. La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. La ricetta praticamente è quasi come quella di oggi. Lui prevedeva di prendere il pezzo di carne, bollirlo negli aromi e nelle verdure, farla raffreddare e poi preparare appunto questo intingolo con acciughe, tonno, capperi, un po' di limone ed olio. Quindi direi che forse è la più simile alla ricetta di oggi. Nel corso del Novecento la salsa sarà arricchita con dei tuorli d'uovo sodo, questo per dare una maggior consistenza ma anche addolcirla leggermente. Poi, negli anni 60 del Novecento, la maionese andrà a sostituire i tuorli d'uovo e questa è la versione sicuramente più comune, più diffusa, che anche noi francamente utilizziamo nelle nostre case. Siamo quasi ora di pranzo, io sì. Fame, Elisabetta, con queste foto meravigliose. La versione più moderna, dei cuochi più avanti, diciamo, preferiscono presentare la carne come un arrosto molto rosato all'interno, non tagliata particolarmente sottile, e presentata con la salsa all'antica, ovvero coi tuorli d'uovo sodo, senza maionese. È detta all'antica, ma francamente la trovo di una grande modernità. Ti volevo chiedere questa cosa, perché in alcuni menù di molti ristoranti, sì, famosi anche a, certo, Torino, c'è vitello tonnato all'antica. Esattamente, è questa. Ah, è proprio questa. Mi hai svelato un arcano. Oggi forse la ricetta più amata ancora, più nuova. La carne più adatta è sicuramente il girello o magatello, perché si affetta facilmente e non si sbriciola. Le due preparazioni, quindi, con la salsa all'antica, con i tuorli d'uovo sodo, o quella con la maionese, oppure con la carne bollita o arrostita, sono naturalmente molto diverse, sia nell'aspetto, come abbiamo visto dalle foto, che anche al palato. Sta a voi scegliere quella che più vi aggrada. A questo punto direi che non ci resta che accostare un buon vino a questo piatto. Passerei la parola all'esperta sommelier Maria Luisa Alberico. Grazie Elisabetta. Ci dice due parole Maria Luisa su quello che lei fa nel campo del vino, su che cosa ha fatto di importante in questo ambito. La mia esperienza è quella di aver dato vita, di aver creato una bellissima associazione, Donna Sommelier Europa, con la quale abbiamo valorizzato l'imprenditoria femminile nel mondo del vino, della ristorazione e del turismo di qualità. Un po' di femminismo alimentare. Po' di femminismo alimentare. Bene. Che poi ha dato origine a questa bellissima ricerca monografica, la prima ricerca nazionale, La vigna in rosa. Ecco. E anche rosa è il cuore della carne che viene condita con la salsa tonnata. Esattamente. Ed è sempre, infatti, Mara, affascinante accostare un piatto ad un vino. E del resto l'arte del sommelier è proprio questa: conoscere gli ingredienti, conoscere le modalità di preparazione di una portata e accostare le caratteristiche sensoriali del vino. Nel caso, per poter ottenere che cosa? Per poter ottenere l'abbinamento che definiamo equilibrato, l'abbinamento più soddisfacente per il nostro palato. Ma che cosa intendiamo per abbinamento soddisfacente? Ipotizziamo un assaggio. Noi stiamo assaggiando un'ottima pietanza, sorseggiamo un calice di vino e poi, dopo la deglutizione, né i sapori del piatto né le sensazioni aromatiche del vino devono prevalere l'una sull'altra. Qui questo è l'abbinamento ottimale. Ora, nel caso del nostro appetitoso vitello tonnato, non è semplice proporre l'abbinamento, perché gli ingredienti che fanno sono tra di loro contrastanti, e quindi il contrasto deve essere forte, è un piatto forte, è infatti, di grande passione anche, sì, anche perché noi abbiamo appunto la carne preparata come abbiamo sentito e ipotizziamo nella versione diciamo bollita, e poi abbiamo questa salsa così importante dove spiccano le sensazioni, l'aromaticità del tonno, la sapidità delle acciughe e dei capperi, la morbidezza e il velluto al palato della maionese, se utilizziamo questa formula. E quindi dobbiamo contrastare tutto questo mix di sentori così prelibati. Quale vino io ho scelto per proporre questo abbinamento? Ho scelto un grande vino del Piemonte, un vino che viene coltivato prevalentemente sulle colline dell'Alessandrino, il Cortese, che dà origine al Gavi,
Cortese di Gavi, DOCG. Sono Gavi è il centro promotore, il centro più significativo, però intorno a Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Tassarolo, Capriata d'Orba, sono tutti splendidi vigneti addossati alla dorsale che ci separa dalla Liguria. E devo dire che anche l'influenza del mare, ecco, l'influenza marina, risente di montagne e di mare. Sono splendide queste colline e su queste colline il Cortese ha trovato il suo habitat ottimale. Quali sono le sensazioni che ci dà un Cortese? Ebbene, il Cortese è un vino gentile e nobile. È un vino antico anche, con una bella storia. Le sensazioni principali sono, a parte il colore splendido, colore paglierino scarico, sono le sensazioni dei frutti bianchi. Frutti bianchi, una sfumatura di vaniglia, una sfumatura di miele di acacia e al palato piacevolissima sensazione di mandorla dolce. Ora, con questo abbinamento io propongo però non la versione ferma del Cortese, ma una versione spumantizzata. Perché con questo piatto così appetitoso e così complesso noi dobbiamo unire l'acidità del vino bianco, che è tipica di tutti i vini bianchi, arricchendola con l'effervescenza e quindi con il piacere delle bollicine. E guardando il calice possiamo davvero osservare come sono belle, minute, come salgono, perlage, come sono piccole. Come questo è il perlage, il perlage. E sale continuativamente e addirittura ha questo aspetto invitante. Ci invita a provare questo accostamento che ci deve dare pulizia e freschezza al palato. Allora, io devo dire una cosa, non so se si nota dalla mia taglia, ma io ritengo che il cibo sia uno dei grandi piaceri della vita. Però ascoltare voi due è come fare un viaggio, un sogno. Voi avete dato una visione onirica, posso dire, con le vostre voci suadenti e l'amore con cui avete pervaso la vostra trattazione, siamo tutti ammagliati, sedotti, e con le vostre voci ci avete fatto venire voglia di andare subito a cercare una fetta di girello condito con la salsa tonnata e un bicchiere di Gavi mosso. Io vi faccio bene. I miei complimenti. Amiamo, presuppongo che questa, abbiamo tanto lavoro da dire in questa rubrica, credo che anche i telespettatori l'hanno apprezzato e l'apprezzeranno. Vi aspettiamo alla prossima puntata con queste due fate del vino e del cibo. Grazie a voi. Amici di Pannunzio Informa, eccoci alla terza parte della nostra trasmissione in cui la segretaria del Centro Pannunzio e la dottoressa De Blasio ci parleranno delle attività del centro. Allora, Adriana Rizzo, tutto tuo. E buongiorno ai telespettatori, buongiorno ai nostri soci. Siamo qui per raccontarvi ancora qualcosina di novembre. Novembre è stato un mese pieno di eventi, molto frequentati, molto, bene, molto avvincenti, piacere, ma soprattutto, certo, vi farò sapere ancora di cosa accadrà nelle due ultime giornate di novembre dell'apertura del nostro centro, cioè oggi pomeriggio e venerdì. Ma soprattutto vi voglio parlare più a fondo, ve ne avevo già accennato l'altra trasmissione, di quello che è il premio Pannunzio. Premio Pannunzio che viene istituito dal nostro centro, ricordiamo il nostro centro Pannunzio, via Maria Vittoria 35H, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30. Tutto quello che io adesso andrò a dirvi voi potete assimilarlo e se avete ancora bisogno di informazioni telefonare all'812 30 23 011 nei giorni e negli orari che vi ho detto. Allora, Premio Pannunzio, organizzato, istituito nel 1982, che va a cercare un personaggio che nell'ultimo anno si sia distinto particolarmente per meriti letterari, per meriti artistici, che si sia messo in evidenza. Quest'anno conferiremo il premio Pannunzio a Ernesto Ferrero. Vi voglio dire due parole velocissime su, certo, Ernesto Ferrero. Certo. Allora, Ernesto Ferrero è un letterato, critico letterario torinese, è stato direttore del Salone del Libro dal 1998 al 2016,
ha diretto dal punto di vista artistico ed editoriale la casa editrice Einaudi dagli anni 70 praticamente, ha scritto molti molti libri, l'ultimo dei quali ricordiamo è stato edito proprio adesso a settembre, si intitola Francesco il Sultano, una storia molto molto particolare, molto avvincente, ambientata nel 1200, quindi tempo di crociate, il tentativo di una conversione religiosa, quindi un libro di un certo spessore, ma molto particolare. E ha vinto un premio Strega nel 2000, ha vinto Campiello. Un premio Campiello nel 2011 con un libro fantastico, Dialogare con il vento, ed è anche presidente del Centro Studi Primo Levi. Penso che tutto ciò basti a farvi venire la curiosità di conoscerlo, per cui se voi volete avvicinarlo e conoscerlo, intanto dialogare con noi del centro, con noi soci, qui mi rivolgo a chi, agli esterni, cioè al pubblico, ai telespettatori che in questo momento stanno ascoltando la nostra bella, spero, trasmissione, non avete che da telefonare e da prenotare per questa cena che, ripeto, sarà anche un momento augurale perché è anche una cena prenatalizia, 5 dicembre alle ore 20:30 presso il Circolo della Stampa in Corso Stati Uniti. In questa occasione ci sarà la nostra presidentessa, la dottoressa Chiara Soldati, il nostro direttore, il professor Pierfranco Quaglieni e conferiranno il premio appunto a Ernesto Ferrero. Detto questo, che appunto è il momento più importante di tutta questa nostra chiacchierata, vi voglio ancora ricordare che per il mese di novembre, appunto, abbiamo mercoledì, cioè oggi pomeriggio, abbiamo venerdì pomeriggio due eventi, di cui adesso vi parlerà poi con qualche dettaglio in più Gabriella, e abbiamo anche sabato 30 il concorso letterario Premio Pannunzio, che si terrà presso, verranno dati i premi nella sezione poesia, narrativa, saggistica, diplomi, tesi di laurea e premio ai giovani nei saloni del Collegio San Giuseppe di via San Francesco da Paola alle 16. Quindi vedete che il Pannunzio voi lo potete raggiungere in qualunque momento, per qualunque vostra curiosità, con eventi che sono variegati, come già vi ho detto l'altra volta, noi non ci occupiamo soltanto di letteratura e di storia. Ad esempio, oggi pomeriggio abbiamo una bella conferenza di carattere filosofico, di cui adesso Gabriella vi dirà di più, e poi venerdì abbiamo un'altra conferenza, un incontro particolare, anche quello diciamo già prenatalizio, perché verrà un esperto del presepe napoletano, il dottor Pricolo, a parlarci del presepe del 1600. Do la parola a Gabriella che ci racconta qualcosa in più di questi due eventi. Sì, velocissimamente, oggi pomeriggio ci sarà davvero una conferenza molto interessante di timbro filosofico, il fascino discreto dell'Accademia Platonica. Quindi siamo con Platone, il grande filosofo greco, V-IV secolo a.C., e si discuterà sull'attività dell'Accademia. Qual era l'attività dell'Accademia? Qual era la valenza filosofica e politica dell'Accademia? La scuola era la preparazione dei giovani alla vita pubblica per mezzo della filosofia, ma ovviamente c'è molto di più. Alla base di tutto c'è la grandiosità, la complessità, la raffinatezza, la straordinaria purezza del pensiero platonico. Quindi una conferenza davvero interessante, vi aspettiamo oggi in via Maria Vittoria 35H, che è la sede del nostro centro Pannunzio. L'altra conferenza assai interessante è quella di venerdì prossimo, venerdì 29 novembre, sempre in sede, sempre in via Maria Vittoria 35H, l'arte presepiale nella realtà napoletana del XVII e XVIII secolo. Parlerà Renato Pricolo, che è uno studioso, è un medico, ma è studioso anche dell'arte napoletana, in particolare proprio del presepe
ceppe napoletano, che non è una semplice tradizione artigianale folcloristica, è molto di più, è mescolanza di fiaba e realtà, di arte e di religiosità. Quindi alla base ci sono radici culturali, filosofiche, artistiche che il relatore sviscererà davvero venerdì prossimo, egli è davvero un esperto. Vi aspettiamo anche venerdì 29, grazie. Tra l'altro credo, Gabriella, che a Napoli ci sia un bellissimo museo, forse a Capodimonte, del presepe. Certo, e certo. Ci sono dei perché le famiglie nobili napoletane del 600 facevano a gara, anche nel 700, poi è una tradizione che è rimasta, facevano a gara nel costruire questi, nel far costruire, sì, questi presepi pregiatissimi, anche famosi scultori. E il prezzo di queste statue a volte raggiunge dei livelli molto alti, cioè è un collezionismo di alto livello, quindi vale la pena di venire a seguire questa chiacchierata, sì, perché certo, si scoprono delle cose interessanti. Certo, allora io prima vi ho appunto già accennato, vi ho parlato, non accennato, all'importanza del premio Pannunzio, ma vi ho anche accennato alla continuazione dei nostri eventi pomeridiani nel nostro centro, quindi saltiamo a dicembre, andiamo a dicembre. Cominciamo con lunedì 2 dicembre con la presentazione di un libro, Burrasca per tre, e continuiamo martedì 3 dicembre con un importantissimo evento che non sarà in sede, non sarà da noi in via Maria Vittoria, ma nell'aula magna della Scuola di Applicazioni dell'Esercito, quindi Palazzo Arsenale. Martedì 3 dicembre alle ore 17 verrà ricordato il generale Perotti. Sarà un grosso appuntamento coordinato dal professor Pierfranco Quagliene e dalla dottoressa Laura Maruccelli, che è la nipote stessa del generale Perotti. Quindi avremo questo attimo di questo momento, questa riflessione sull'importanza di tutto quello che è stato un mondo di... Raccontiamo appunto che cosa ha fatto, certo, il generale, certo, Perotti durante la guerra. Certo, infatti. Lui è nato a Torino nel 1895, aveva frequentato l'Accademia Militare di Artiglieria e Genio di Torino. E quindi poi nell'arco del tempo, nel conflitto mondiale, lui fu in prima linea con tutti i reparti, e nel dopoguerra venne assegnato come istruttore all'Accademia di Torino. Quindi lui inizia la sua carriera militare in questo periodo. Avrà un seguito di tanti, tanti momenti, di avvenimenti nella Resistenza, in questo periodo storico importante, e viene fucilato. Concludo, però vi invito a venire, e dovete prenotare, adesso vi dirò anche dove, quindi concludo velocemente per darvi un pochino di un succo, ecco, qualche notizia, però vi invito veramente a partecipare a questo ricordo del generale Perotti, che venne poi fucilato al poligono del Martinetto. Come partecipare a questo avvenimento? Dovete prenotare entro lunedì 2 dicembre, non nel nostro centro, ma scrivendo a info@centropannunzio.it. Quindi prenotatevi per l'assegnazione dei posti, perché sarà veramente un salotto rievocativo, molto toccante, molto importante, di una grande figura. E questo è l'anticipo che vi diamo del mese di dicembre del Centro Pannunzio. Ecco. Poi noi ci incontreremo mercoledì prossimo, il 4, e di lì partiremo con tutte le altre attività degli altri pomeriggi. Certo. Allora Adriana, vogliamo ricordare ai nostri spettatori che il Centro Pannunzio è stato fondato alla fine degli anni 60, sì, e alla base della sua fondazione ci sono le idee liberali, la libertà di espressione, la possibilità per chiunque di partecipare al dibattito politico, culturale e sociale di questa nazione. Quindi qualunque spettatore volesse approcciarsi al nostro centro e venire a
sentire che cosa facciamo e chiacchierare con noi, noi ci siamo appunto il mercoledì, scusate, lunedì, mercoledì e il venerdì nelle ore pomeridiane e siamo lì per accogliere i nuovi possibili associati. Certo, certo. Quindi, sì, quindi via Maria Vittoria 35H, ve lo ricordo, come ha detto adesso Mara, vi aspettiamo, venite anche a trovarci per curiosità. Noi abbiamo tanti soci che sono arrivati così, volevano capire. Entrando, volevano guardando. Sì, sì, passando, no? Poi siamo in un punto molto bello di Torino, adesso poi andiamo nel periodo natalizio, quindi quale migliore occasione, intanto che si va a fare un po' di shopping, dedicate un pezzetto del vostro tempo a venirci perché, a trovare. Perché la cultura, come sì, dice qualcuno, sì, è il regalo più grande che si possa che fare si può, a se stessi, a se stessi e che agli ci altri. Si possa fare. La conoscenza, esatto, la conoscenza in generale, la conoscenza a tutti i livelli. Certo. Allora, cari spettatori, noi vi aspettiamo mercoledì 4, quindi non fra 15 giorni, ma fra una settimana, perché causa future festività natalizie abbiamo condensato le puntate. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie Adriana, grazie Gabriella. Grazie, grazie, grazie a tutti i telespettatori. Grazie. Veniteci a trovare. Grazie.